Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo, ragazzuoli, oggi siamo su un gioco storico, che ha fatto, diciamo, veramente la storia, cioè è stato uno dei forse primi migliori giochi di guida usciti su PlayStation 1. Oggi, signori miei, per Retro Game siamo su Gran Turismo, raga, che c'è? Questa era la sigla iniziale che io, quando l'ho fatto partire, i brividi, mi sono venuti i brividi, raga, perché stiamo parlando del 99, 2000, forse anche 98, sinceramente non mi ricordo quando è uscito di preciso questo qua, questo è il primo Gran Turismo, però già era tanta roba signori, certo chi gioca il Gran Turismo adesso dice oh, ma di che stiamo parlando? Ma questo gioco per quegli anni, cioè era tantissima roba, cioè guardate la grafica ora appena parte è una cosa spettacolare. Detto questo, ragazzi, io prima di partire col video, mentre qua c'è la sigla iniziale, vi ricordo di lasciare like, commenti e iscrivervi al canale se vi fa piacere. E guardate la grafica, raga, guardate la grafica, cioè, bellissimo. E di che cosa? Ah, di seguirmi su Instagram, mi sono scordato quello che devo dire, che mi trovate con Maullo941. Cioè, detto questo, partiamo col video realmente. Cioè, guardate, raga, io voglio fare solamente un attimo il video proprio preciso. E poi andiamo col gioco, poesia allo stato puro, guardate, i brividi raga, mi sono venuti i brividi, guardate che grafica che aveva, era bellissimo, era tanta roba, poi uscì Gran Turismo 2 che era, diciamo, ancora meglio, ma questo era spettacolare, bello, bello, cioè, tanta roba, va bene, partiamo. Ok, per prima cosa mi ricordo perfettamente, dobbiamo scegliere la lingua, scegliamo italiano, perché... Diciamo che le altre lingue faccio un po' cacare. Allora, ora c'erano due opzioni, ricordo perfettamente: Quick Arcade e Gran Turismo. Gran Turismo lo vediamo velocemente, raga, perché non c'è tutto un discorso che tu devi prenderti le patenti. Vabbè, con il Gran Turismo attuale che tutti conosciamo. Però guardate che era piccolo, piccolo ma potente in sé. Cioè, forse l'audio è messo un po' troppo alto. Poi mi abbassa un po' l'audio che sto impazzendo. Se sentite un fruscio di sottofondo è perché praticamente c'è la ventola del mio computer che sta un attimo andando in palla. Guardate, guarda, la Skyline, la R33 Skyline. Forse è una... Wow, spettacolo, cambia colore. Raga, stiamo parlando di un gioco del 2000. Bello, bello. L'ho detto che era un gioco del 2000. Secondo me non l'ho detto che era un gioco del 2000. Auto usate. Ma italiani non ce n'erano, ovviamente non esistevano, non potevano metterci auto italiane. Modelli speciali, c'erano le macchine quelle belle, toste, che costavano un bordello praticamente. Prima che te le potevi comprare dovevi fare non si sa quante gran premi praticamente. E queste sono tutte le varie belle, effettivo belle. C'era una bellissima, quasi dava tutte le potenze, tutte le cose. C'era la Chevrolet, che era una gran dov'è? Dov'è la Chrysler? Perché non trovo... la Chevrolet. Che era tanta roba, signori miei. Auto nuova, la Corvette. Questa c'è ancora. Questa c'è ancora. Con la mitica. C'aveva la caratteristica di questa macchina, di questo gioco, che aveva la banda rossa sul lato sinistro. Appena gira lo vedete. Non so se gli altri Gran Turismo c'era pure, ma in questo c'era questa. Vedete queste due fraccette rosse lì che non sono mai capito perché. Però era spettacolare pure per questo. Va bene, allora torniamo indietro. E andiamo, usciamo e andiamo a Quick Arcade e facciamo una gara molto veloce, raga, non voglio di annoiarvi. Facciamo direttamente Quick Arcade, così facciamo una cosa molto veloce. Forse, tra l'altro, ok, facciamo corsa singola, perfetto, facciamo facile, raga, c'ho voglia di vincere senza problemi. Ricordo che la macchinetta che a me piaceva un sacco era la Chevrolet, no, la Camaro era bella, ma c'era la Corvette, questa, la Corvette Coupé, raga. Se avete giocato a Gran Turismo e non avete mai preso questa macchina, voi non potete dire di aver mai giocato a Gran Turismo. Mi piaceva tantissimo anche la Honda NSX, tanta roba. Però questa è più bella. La vediamo gialla, proprio brutta. Stile guida standard, cambio automatico, ci manca solo. E questo è il Gran Premio storico di, G sì, di GTA, di GT. E andiamo con questo, raga. Guardate che spettacolo, raga, guardate che spettacolo. Wow. Allora, aspettate che devo un attimo, ok, così si cambiava la traiettoria. Mamma mia, che guidabilità che aveva sta macchina. No, aspettate, sto vomitando, raga, sto vomitando. Cioè, guardate, era bellissimo che tu sgommavi e ti spuntavano le nuvolette di fumo praticamente. Guardate le nuvolette di fumo. La dovevi tenere, bello, bello, le strisce bianche. La cosa un po' più così è che... Ce la facciamo in drift, no, abbiamo preso il muro preciso.
Dovrebbero levarmi la patente. Oh, sto giocando a livello facile. Vabbè, dai, sto giocando per divertirci. Forse devo frenare. L'ho driftata. L'ho cacata. Non è che l'ho driftata. Però va bene, vai, vai. Vai, vai, che recuperiamo. Siamo sesti. Noi vogliamo fare nuove lettere. Toretto ci può insegnare solo. Può accompagnare solo Toretto, raga. Noi siamo più forti di Toretto. Dai così, con il nostro pulcino giallo. Riusciamo qua. Ah, l'ho tenuta. No, no, non l'ho tenuta. Stiamo raccogliendo un po' di olive, che ogni tanto ci vogliono, perché è periodo. Anche qualche lumaca, perché con la pioggia che sta facendo per ora, quante lumache ci saranno uscite in giro, è una cosa impressionante. 1 minuto e 02. Porca miseria, che tempo è alto. Ragazzi, col joystick è uno spettacolo giocare questo gioco. Ok, dai così, dai così, dai così. Ci siamo alzati su quattro ruote. Intanto, ridendo e scherzando, sono ancora sesto. Cioè, ok, va bene fare il cretino, però dico, stiamo giocando a livello facile. Cioè, magari facciamo capire che ci ho giocato ore e ore su questo gioco. Sono due giri. Porca miseria, questo è l'ultimo giro praticamente. Quindi, se sbaglio questo, è finita. Porca miseria, levati, levati con sta Subaru. Da quando le Subaru Station Wagon corrono? Dai, levati, levati. Che devo arrivare prima, se no ne va della mia reputazione, raga. Ne va della mia reputazione. Scusate, ok, permesso. Questa si faceva così, questa la teniamo. Bello, 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 bello. Mamma mia, mamma mia, tanta roba sto gioco, tanta roba sto gioco, signori miei. Va bene, abbiamo tagliato il traguardo, siamo in prima posizione. Vabbè, ovviamente il livello era facile, è pure vero questo. Guardate che spettacolo, bello, bello, bello. Abbiamo fatto 1,34. Abbiamo battuto la NSX, l'impresa Station Wagon, una FTR, una GT8 in turbo e un Kaiser V. E poi c'era la modella da replay, che era spettacolo, ragazzi. Bello, mamma mia. Sono tornato indietro negli anni con questo gioco. Più degli altri che ho fatto nelle settimane passate. Questo sì, perché ci ho perso tante ore della mia vita su un gioco del genere. È emozionante, emozionante. Mamma mia, quanti muretti mi sono preso. Cioè, dovrebbero ritirarmi la patente, non farmi giocare. Quello forse abbiamo spinto leggermente a muro. Però va bene, ragazzi. Io, essendo un video un po' particolare, lo chiudo qua. Era solamente per condividere con voi quest'altro pezzo di storia della PlayStation. E ci vediamo domani con un prossimo video. Bella raga, ciao! Ecco, vi lascio così con la corvette che sfreccia porosamente. Dove sono? Sono sparito. Ah, sono andato a raccogliere olive. Ecco, aspettate che arrivo. Un altro po' di olive di qua. Ok, ce l'ho fatta. Ok, va bene. Detto questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bella raga, ciao!